oggi ti presento un monumento dalle dimensioni decisamente colossali. Io sono Arte Concas e ti racconto i segreti dell'arte. Dai, scopriamo il Colosseo, un monumento davvero incredibile. Ma tu lo sai che dentro il Colosseo hanno combattuto i gladiatori? E poi sono entrati animali bellissimi ma pericolosissimi come leoni e orsi giganteschi. E aspetta, aspetta, hanno fatto entrare anche delle navi enormi. Wow, che storia. Allora, sei pronto? Iniziamo subito. Si parte per Roma! Eccomi, sono arrivato a Roma. Hai visto? Sono stato velocissimo. Mi trovo in questa bellissima città proprio per raccontarti del Colosseo. Eh sì, perché il Colosseo è un edificio così bello e gigantesco che tutte le persone che arrivano per la prima volta a Roma vanno subito a vederlo. È così bello e importante che tutti dicono wow, ma questo è proprio il Colosseo. Eh sì, ora mi trovo proprio al centro della città di Roma. Lo vedi il Colosseo? Forse l'hai visto in televisione, oppure in uno dei tuoi libricini. Ma aspetta, aspetta, aspetta. Hai mai provato a disegnarlo? No? Davvero? Beh, ti capisco. Non è mica semplice. Sai che è il teatro più grande del mondo? Eh sì, proprio del mondo. Il Colosseo è davvero grandissimo. Ha tantissimi piani e finestrelle. E poi ha una forma proprio strana. Guarda, a te cosa sembra? Vuoi sapere a me cosa ricorda? Ricorda la forma di un uovo gigante! Tu sai perché il Colosseo si chiama così? No? Non lo sai? Bene, te lo racconto subito io perché si chiama così. Prima non si chiamava Colosseo. Eh no, tanto 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 tempo fa, ma veramente tantissimo tempo fa, pensa prima ancora che mamma e papà nascessero, il Colosseo si chiama Anfiteatro Flavio. Che nome importante! Sai perché? Perché il Colosseo è stato costruito per ordine di un grande imperatore. Lui era l'imperatore Vespasiano della famiglia Flavia. Ecco, Flavia era un po' il suo cognome, diciamo così. Allora mi chiedi perché tutti oggi lo chiamano Colosseo? Beh, sai che questa è proprio una bella domanda. Anzi, un vero e proprio mistero. Eh sì, perché nessuno oggi sa come mai si chiama Colosseo. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte. Ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Concas Kids.